Ciao a tutti amici di Palermo City Walk, e oggi vi porto a vedere quella che io chiamerei un'opera d'arte diffusa. Tutti avrete sentito parlare di edicole votive, e a Palermo ce n'è così tante che sarebbe quasi impossibile censirle tutte. Però due persone sensibili all'arte hanno visto alcuni tabernacoli dove non c'era più all'interno il santo o l'affresco o la santa o il santo che veniva messo all'interno dell'edicola votiva, e decidono di fare quello che vi sto portando a vedere fra poco. Incontreremo Luca e andremo a vedere cosa hanno regalato alla città di Palermo. Sto per arrivare al mio appuntamento con Luca Losicco. Buongiorno Luca, come va? Ciao, bene. Tutto grazie. Bene, ma cosa avete combinato a Palermo? Una cosa bellissima. Dopo che abbiamo iniziato a mettere queste edicole votive, a riempire queste edicole votive che erano state abbandonate o danneggiate, abbiamo creato con David Carrigan, che è un poeta neozelandese, abbiamo creato questa idea di creare un museo a cielo aperto chiamato The Heart and Poetry Open Air Museum di Palermo, naturalmente, dove uniamo arte contemporanea con delle poesie, perché l'idea, proprio parlando con David, nasce da lui, devo essere sincero, di utilizzare queste immagini, queste parole come fonte di ispirazione per essere esseri umani migliori. Tutto nasce da questa edicola votiva, perché come vedete è una bellissima edicola votiva baroccheggiante che io vedevo passando, e come vedete dietro non c'era nulla, c'era il cemento grezzo, brutto, tutto rovinato. Allora ho detto, ma è un peccato questa cosa così bella abbandonata. E allora ho chiesto a una mia amica che si chiama Agnes Colignan, e praticamente mi ha regalato questa, nel suo stile naturalmente, ha rivisitato l'iconografia di Santa Lucia in chiave moderna, in chiave contemporanea, e quindi abbiamo deciso di metterla. Da qui è nata l'idea di farne altre, specialmente in questo periodo di crisi, di Covid, in cui siamo un po' tutti un po' spaesati. Queste parole e queste vite dei santi travagliate possono essere per tutti un momento di riflessione e di ispirazione ad essere esseri umani migliori. Qui abbiamo un'artista toscana, Elisabetta Ognibene, che ha voluto regalarci una Santa Rosalia un po' in stile comunista, col pugno, e We Shall Overcome, vinceremo. Qui abbiamo altre poesie di David e questa bellissima immagine dell'artista Mijael Milunović, che è un artista famosissimo serbo, ma che ha opere alla Louboutin Foundation a Parigi. Lui ha regalato questo San Michele, che l'abbiamo chiamato di Palermo, perché come vedete ha una maglietta con scritto Life, è come lui ha voluto scrivere Life come augurio per Palermo, per ritornare a vivere, per rinascere. Rappresentato San Michele in jeans, a piedi scalzi e con questa maglietta. Camminando in questa strada avevo visto che c'era qui un'edicola dove c'era una M, che in questo caso M sta naturalmente per la Madonna, era completamente vuota. E allora anche lì, io insegno all'università, in un'università di arte e design, quindi insegno marketing e management, però in un college di art and design in America. Ho diversi amici artisti e per fortuna ho chiamato questa mia amica greca, Eri Fragiadaki, e mi ha regalato, lei disegna e riproduce le icone in stile classico bizantino, e mi ha regalato questa bellissima Madonna con Gesù Bambino che abbiamo messo qui. Io insegno, come ti dicevo, marketing e management per le aziende creative all'università in America, mentre David insegna voice, cioè recitazione, dizione, al vocal coach. Sì, un vocal coach. Qui ce ne sono altri. Qui abbiamo un artista canadese, Giselle Martinez, malgrado il cognome un po' spagnoleggiante, infatti lei è originaria del Perù. Lei ha creato questo bellissimo disegno di San Martin of Porres, del Perù appunto.
e accanto una bellissima poesia di David Carrigan, perché David ormai vive qui da più di 15 anni, ha scritto questo volume di poesie dedicato a Palermo, e qui da queste parole potete capire che le sue poesie parlano del suo viaggio che attorno al mondo, perché lui ha vissuto in America, in Nuova Zelanda, in Inghilterra, eccetera, eccetera, poi l'hanno portato a decidere di stabilirsi qui a Palermo. Quindi per una persona cosmopolita come lui, poi il suo punto, il suo centro e la sua tranquillità l'ha trovata a Palermo. Qui usciamo da Vicolo dei Corrieri e ci apriamo a Piazza Aragona, dove abbiamo tre altri artisti. Qui Nina Daniel, dell'Ucraina, poi Mayra Fiori, americana. Questo è un frammento, un particolare, un dettaglio di un'opera più grande che verrà messa in via Latterini, spero la prossima settimana, per intero. Qui abbiamo deciso di mettere semplicemente il volto di Sant'Agata riprodotta in stile bizantino, come potete vedere. Mentre qui accanto a noi abbiamo Mayra Fiori, che è un'artista fotografa che usa molto la tecnica del collage, che ha fatto questa Santa Maria, la Madre di Dio, naturalmente. E lei, se voi guardate il suo account, trovate che lei usa molto queste tecniche per rappresentare la vita di donne che forti, che hanno lottato per l'uguaglianza delle donne. A lei non importa veramente se l'opera è bella o brutta, il risultato finale, per lei è molto più importante il messaggio e la lotta per difendere i diritti delle donne. Qui poi abbiamo Richard Hallen, che è un artista inglese che ha rappresentato, ha dipinto Santa Spedito nel suo stile, naturalmente in una forma classicheggiante. Continuiamo, adesso andiamo in via Loro. Qui abbiamo un bellissimo apostolo che è dell'artista belga Kim de Molinar, che ha rappresentato, lui anche un fotografo, e ha usato questo modello che è un ragazzo greco, e in questo stile un'altra poesia di David sul viaggio sempre. Qui invece abbiamo Peter Kosorov, che ha dipinto questa Santa Caterina d'Alessandria, e la cosa bella che di questo dipinto è che l'artista ha voluto dedicare questo lavoro, questo regalo alla città di Palermo, al suo amico scomparso Kaloyan Kukov. Quindi è stato fatto proprio, questo ha un particolare significato sia per noi che per lui, perché ricorda un amico scomparso. Stiamo vedendo non tutte le tappe, perché il bello è che poi dovete venire, insomma, voi a Palermo a vedere, a scoprirle, a scoprire questi 20 santi che oggi riempiono antichi luoghi che un tempo erano deputati proprio all'antica immagine votiva, e che oggi, grazie a Luca Losicco e a David Carrigan, Luca ci sta carinamente accompagnando oggi a vedere non tutte le 20 le tappe, ma alcune. Abbiamo il privilegio di avere direttamente lui che ce le spiega. Ne qua, recando in Vicolo Cefalà. In Vicolo Cefalà, in via Loro, a vedere altre, perché il bello di questa, io la chiamerei un'opera d'arte diffusa, no? Sì, assolutamente. E raggiungerla in tutti i punti. Poi la cosa bellissima è che fa un'opera d'arte e l'altra, voglio dire, Palermo è meraviglioso, quindi palazzi restaurati, palazzi d'epoca, meraviglie. Julia Marshall, che ha disegnato con la sua tecnica grafica Santa Teresa d'Avila. Questa ragazza australiana ci ha voluto donare questo suo ritratto, questa sua icona, perché lei si occupa di insegnare grafica a bambini con difficoltà di apprendimento, quindi lei è molto coinvolta nel sociale nel suo paese, naturalmente in Australia, però le è piaciuto talmente tanto la nostra idea di fare questo regalo alla città che ha detto: io voglio partecipare anche. Quindi si è unita a noi e adesso fa parte di questo gruppo di 20 artisti che formano The Heart and Poetry Museum.
continuiamo la passeggiata con Luca verso Palazzo Batellis, che proprio di fronte a Palazzo Batellis abbiamo messo due sorprese che spero vi piaceranno tanto come piacciono a noi. Io non vedo l'ora. Ecco, il bello è questo, tra una edicola votiva e un'altra c'è una meraviglia del genere. Poi giriamo qui e abbiamo due meraviglie. La prima di questa artista Marsha Ma Sant'Agata è un'artista cinese che però vive a Londra e anche lei ha visto il progetto, mi ha detto no, io voglio partecipare, e ci ha mandato questa bellissima Sant'Agata. Una cosa alla quale io sono particolarmente affezionato, perché grazie al proprietario di questa casa che me l'ha segnalata, perché è proprio lo spirito di comunione, co-working, è bellissimo. E il proprietario di questa casa mi ha segnalato questo spazio che era completamente abbandonato, e allora l'abbiamo dipinto con la vernice blu, gli abbiamo messo le stelline dorate, e poi io avevo a casa questa Madonna di Medjugorje e l'ho donata alla città, l'abbiamo messa lì, e poi quando abbiamo messo questa Madonna abbiamo deciso di benedirla con l'acqua santa, perché io ero stato tempo fa a Roma e c'è una Madonna del Pozzo che è famosissima, gli abitanti di Roma lo sanno benissimo, è una Madonna famosissima. Avevo questa bottiglia d'acqua santa e l'abbiamo benedetta, quindi è due volte santa la Madonna di Medjugorje, benedetta con l'acqua del Pozzo di Roma. E poi naturalmente un'altra poesia di David, perché è un museo a cielo aperto di arte e poesia. Luca ci ha fatto vedere forse quante, una decina, no? Sì, ma ce ne sono tantissime altre. E avrete modo di scoprire le altre da voi. L'avete messa a Piazza Maggiore. Quindi prendiamo da qui. Questo sì. Si chiama il Vicolo della Salvezza. Qua per esempio ce n'è una. C'è un Sant'Antonio. Che bello questo. Che poi la cosa bella di Sant'Antonio è che Sant'Antonio è stato a Palermo, è venuto in visita a Palermo, quindi è un ritornare a casa in certo qual modo. Marisol è un'artista toscana, una ragazza brillante che usa questi tessuti, ricami, materiali di riciclo, perché lei è molto sensibile a quello che noi chiamiamo eco fashion, quindi la moda sostenibile, il riciclaggio, l'ambiente, la sostenibilità, e realizza ritratti utilizzando questi materiali di scarto, diciamo, che altrimenti andrebbero a finire nei rifiuti. La reinterpretazione dell'iconografia classica in chiave contemporanea, quindi gli artisti sono liberi di utilizzare lo stile che vogliono. Siamo a Piazza Maggiore, siamo arrivati. Per lottare questa negatività dei commenti sempre sul brutto, no? Sempre sul brutto, luoghi degradati, sporchi, eccetera eccetera, abbiamo deciso di rivitalizzare per quel poco che potevamo questa piazza, aggiungendo tre artisti. Qui abbiamo una ragazza, questa è un'opera che mi piace in particolar modo, perché l'artista è una ragazza che vive a Milano, ma è di origine indiane, ma è la seconda generazione, quindi è italo-indiana, e si chiama Sanduni, e ha fatto Santa Rita nel suo stile, rappresentando le sue origini indiane. Quindi vedete questa Santa Rita
infatti l'abbiamo chiamata Santa Rita di Calcutta. Qui invece abbiamo un altro artista cinese che però vive a Londra e ha fatto Santa Caterina da Siena, in uno stile un po' più classico. Lei è una ritrattista, fa ritratti ufficiali per persone importanti, ha un bellissimo sito web e ci ha regalato lei alla città di Palermo questa Santa Caterina da Siena. L'ultima per oggi, soltanto per oggi, vi faccio vedere l'unica artista siciliana al momento, perché abbiamo in attesa un'altra opera di una ragazza di Modica, ma per adesso Elena è l'unica siciliana in questo progetto, coinvolta in questo progetto. Lei è Elena Scarlata, che è una graphic designer bravissima, una ragazza che ha studiato a Londra, nel college dove insegnavo io. Lei ha regalato Sant'Alberto di Trapani nel suo stile, con questa riproduzione dei simboli, perché lei fa questo tipo di prodotti, è bellissimo, è proprio in chiave moderna. Di Piazza Maggiore in questa meravigliosa. Bene, noi abbiamo finito il giro con il nostro caro Luca. Come ci ricordava il nostro caro padre Pino Puglisi, se ognuno fa qualcosa saremmo veramente in questo mondo pieno di cose. Luca è uno di quelli che ha fatto qualcosa gratuitamente per questa città, lo sta continuando a fare, perché il progetto è del museo continua, questo è solo l'inizio. Continua, questo è soltanto l'inizio. Anche Palermo City Walk continuerà, quindi io qui vi lascio con Luca e alla prossima. Ciao, ciao ragazzi.